neofita, quindi sono arrivata senza aver mai sceneggiato, ma ho messo in mano una sceneggiatura di Tiziano Sclavi, ho cominciato a sceneggiare basandomi su quella e facendomi un'idea di quello che avrei dovuto fare. Poi ho imparato a lavorare lavorando, a furia di correzioni, tagli, bastonate, colpi di macete dell'editor, e alla lunga, insomma, spero di aver imparato almeno il 70% di quello che c'è da imparare. Credevo di aver lasciato il passato alle spalle, ma a volte il passato rimane in agguato e si catapulta nel presente. Era ora di rimettersi al lavoro e di corsa. In Italia il mercato del fumetto ha un, dal punto di vista proprio di rapporto autore-lettore, c'è ancora una distanza, c'è una difficoltà a toccarsi, ci si incontra alle fiere, solo ultimamente sta cominciando ad avere un po' di spazio il fumetto sul web. Io mi sono buttata sul web con un fumetto per diciamo adolescenti, per giovani, è un termine un po' inappropriato, che si chiama Davvero, e in questo modo ho un immediato feedback. È una cosa molto positiva per me, perché è una cosa che non succede con gli albi in edicola. Sul web sta diventando più facile e devo dire che per me è una bella strada, perché si può anche strambare lungo il percorso, quindi cambiare a seconda di quelle che sono le correnti dei lettori, le idee, le proposte anche. La mia vita sociale ormai si svolge quasi tutta su Facebook, perché sono sempre in casa, madre a tempo pieno, lavoratrice a tempo pieno. L'unico modo che ho per chiacchierare mentre sto lavorando, mentre sto con le mie figlie, è quello, per dire. Quindi io non sono una demonizzatrice del web, mi piace molto. Un consiglio allora ai giovani? Siate coraggiosi e fatevi valutare, perché forse non sapete disegnare, forse non sapete raccontare. Questa è una cosa importante: se non sai raccontare e se non sai trasmettere attraverso il disegno, se non hai qualcosa di tuo che riesci a portare con quella maniera, in quella modalità, non andare avanti, perché fa malissimo. È già dura per chi ce l'ha questa qualità, quindi l'importante è cercare di farsi valutare da una persona onesta del settore, che sappia dire: ok, vedo una cosa, magari è in fondo, ma non fa niente, si scava e si tira fuori. Se questa cosa non c'è, non c'è. È vero comunque che l'Italia in Europa probabilmente adesso è il mercato migliore, più fiorente dopo Stati Uniti, Giappone e assieme a quello franco-belga? È sicuramente prolifico, questo sì. C'è molta produzione, poi come in tutti i mercati c'è il buono, c'è il medio, c'è il pessimo. Quindi in Francia per esempio il fumetto è un prodotto da sempre considerato per un pubblico adulto, mentre noi veniamo da un prodotto da sempre considerato per un pubblico o giovane o addirittura infantile. È un passaggio in più che noi dobbiamo svolgere. Non si può passare da Topolino a Hugo Pratt. Bisogna capire che ci sono tante vie di mezzo, tante belle sfumature di grigio che possono stare bene su molti colori. E le sfumature di mezzo, le sfumature sono talmente tante, perdonateci il gioco di parole, Vario Pinter è addirittura ispirato degli urbanisti. Pensate, a Roma infatti, in un quartiere di recente costruzione, Mezzo Cammino, hanno pensato di intitolare tutta una parte del loro quartiere non soltanto a nomi dei fumettisti, ma proprio addirittura dei personaggi. E questa cosa non si è limitata così alla toponomastica, in qualche modo alle strade, ma addirittura ha avviato una sorta di parco letterario, lo vogliamo chiamare, o parco di fumetti, parco di nuvole parlanti. Giudicate voi e giudicate dopo aver visto la clip che abbiamo realizzato andando con le nostre telecamere in loco e realizzando un po' un qualcosa di fantasmagorico, molto fumettistico. Vediamo insieme. You'll never know if you don't go. You'll never shine if you don't glow. Hey now, you're an all-star. Get your game on, go play. Hey now, you're a rock star. Get the show on, get paid. And all that glitters is gold. Only shooting stars break the mold. Bella, ringraziamo Giovanni Masobello e Cristiano Polici per questa dose di artisticità che sono riusciti a mettere in queste immagini, già di per sé molto belle chiaramente. E al momento dovremmo avere al telefono qualcuno che con le storie, col saper raccontare storie a fumetti ci sa molto fare veramente, e non soltanto, addirittura questa sua abilità l'ha trasferita dal mondo del fumetto addirittura fino a quello del romanzo, senza ovviamente nessun complesso di minorità né di inferiorità. E a lui gli chiediamo appunto di
darci qualche dritta così per continuare la nostra esplorazione nelle storie a fumetti. E dovrebbe essere con noi al telefono Tito Faraci. Buonasera Tito. Buonasera a tutti. E allora Tito, verrai a Roma a vedere questo quartiere intitolato agli eroi dei fumetti? Ma perbacco, devo farlo da una vita, ma lo farò sicuramente, è una cosa emozionante. Poi in momenti così importanti per il fumetto italiano viene proprio voglia di celebrarlo in questa maniera così strana, e straordinaria e importante. Ecco, perché è così importante questo momento per il fumetto italiano? Dici un po' in pillole. Beh, il 2012 si preannuncia come un anno di svolte, di celebrazioni. Beh, intanto è una cosa che mi riempie un po' di tristezza, ma anche di orgoglio a suo modo, è il primo anno di una casa editrice Sergio Bonelli senza Sergio Bonelli. Certo. Abbiamo tutti sentito questo vuoto, lo sentiamo in ogni momento e tiriamo avanti, andiamo avanti con orgoglio e con forza come se Bonelli ci fosse. Cioè lui ha tracciato una strada che vediamo con chiarezza ed è semplice, anche se questa strada comunque in salita, è semplice vederla, seguirla e non tradire né la sua memoria né noi stessi né il rispetto per i lettori. Senti, e poi è anche l'anno dei 50 anni di Diabolik, mezzo secolo di un personaggio italiano importantissimo. Certo, Tito, in 30 secondi ti chiedo, ma perché oggi certi parlano di graphic novel e non semplicemente di fumetto? C'è differenza o è un modo di chiamarlo diversamente? Si fa una confusione mostruosa. Il graphic novel è un formato del fumetto, non è un genere, considerarlo un genere è un errore, e proseguire in questa direzione vuol dire anche negare al formato delle graphic novel, di questo romanzo fumetti, di storie lunghe e autoconclusive slegate dalla serialità, la possibilità di essere anche storie avventurose, western, di fantascienza, gialle, di avere anche una vocazione popolare che il fumetto italiano ha sempre avuto. Perfetto Tito, allora ti ringraziamo e ci diamo appuntamento per un pranzo magari e poi andiamo insieme a vederci questo quartiere. Molto volentieri. Grazie Tito, buon lavoro. Grazie, buona serata. Buon lavoro allora a Tito Faraci. Avete sentito, ha detto che ci sarà un anniversario di Diabolik. Ebbene, allora, se andate sul nostro sito www.lacompagniadellibro.tv2000.it, ecco qua a voi un articolo proprio in cui ci ricorda tutti gli anniversari di questo 2012, e come potete facilmente vedere dalla foto sull'articolo del sito, sarà addirittura anche uno dei compleanni di Pippo, chi appunto non ricorda il celebre amico di Topolino, il goffo amico di Topolino. Ma non sarà soltanto questo, andate sul sito a vedere tutte le altre occasioni per approfondire questo tema, ovviamente se lo amate.